Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo nel refettorio grande. E noi accanto a questo luogo vogliamo raccontarvi la storia di Lucrezia. Perché Lucrezia deve dire grazie a Padre Pio, perché ha trasformato e ha convertito la sua vita. E lei spera ancora in una conversione, spera nella conversione della sua famiglia. Che cosa è accaduto? Ecco, Lucrezia ci racconta attraverso questa email che la mamma, Vittoria, ha conosciuto personalmente Padre Pio quando era piccola. Infatti insieme a suo papà Francesco, quindi si recava dalla vicina Ischitella, qui a San Giovanni Rotondo, per cercare di curare sua mamma, Maria Rosa, da una grave cirrosi epatica, ovvero la nonna di Lucrezia. E spesso, racconta Lucrezia, che la mamma Vittoria incontrava Padre Pio nei corridoi, nell'ascensore. Mi ha sempre raccontato che quel suo sguardo verso la figlia, ecco, verso questa piccola bambina, strano, però lei lo scrive, non era mai dolce. E forse questo era un piccolo presentimento, anche perché Padre Pio era molto dolce con i bambini, soprattutto con i più piccoli, a cui regalava spesso caramelle. Infatti, racconta Lucrezia, Maria Rosaria, proprio la situazione di Maria Rosaria precipitò all'età di 33 anni, infatti morì e lasciò proprio Vittoria, la figlia, cioè la mamma di Lucrezia, a 9 anni col Papa Francesco. Purtroppo anche Vittoria non ha avuto un bel rapporto col Papa Francesco, perché non era dolce con lei, anzi erano due caratteri totalmente contrapposti. Vittoria cresce ribelle e ad un primo bravo ragazzo che voleva fidanzarsi con lei preferì un altro, Scansafatiche, che nel corso degli anni l'ha anche maltrattata, e questo era appunto il papà di Lucrezia. Il suo orgoglio le impediva di chiedere aiuto a suo padre Francesco, con il quale, dopo essere scappata di casa, non aveva più nulla a che fare. Quindi Vittoria ebbe con quest'uomo, ovvero suo papà, un figlio e i primi due figli, Michele e Lucrezia, entrambi partoriti proprio a casa Sollievo della Sofferenza. Alla scoperta di essere incinta del terzo figlio, era decisa ad ogni costo di abortire, perché la voglia di lavorare da parte del marito scarseggiava, quindi non voleva mettere al mondo il terzo figlio. E quindi qui accade qualcosa di forte. Vittoria parla con il suo medico per questa decisione, era già tutto stabilito per l'aborto. Di notte, mentre Vittoria dormiva, sogna di trovarsi in mezzo ad un cerchio di fuoco e di fiamme che pian piano le si avvicinavano. Poi le apparve proprio Padre Pio, che la salvò dalle fiamme, ammonendola, dicendo che se avesse abortito l'avrebbe fatta trovare davvero in mezzo a quelle fiamme. Al risveglio decise di tenere il bambino. Alla nascita, quando le infermiere di Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo le chiesero che nome dare a questo bambino, lei disse questo: i primi due nomi sono dei miei suoceri, dei miei figli, quindi, e questo bambino non voglio dare il nome di mio padre, ma il nome di Padre Pio. Quando le infermiere dissero, allora dovrai chiamare tuo figlio Francesco, perché il nome di Padre Pio era quello di Francesco, e come suo papà si chiamava Francesco, Francesco Pio. E Vittoria dovette così accettare il nome di suo padre, Francesco Pio. Dopo 10 anni capitò che Michele, il primogenito di Vittoria, venne bocciato subito alla scuola media. Per punizione Vittoria e il marito vollero mandarlo in collegio, solo che il collegio che avevano scelto era il seminario dei frati minori cappuccini di Pietrelcina, quindi non era stata la fede, scrive Lucrezia, a portarli lì, ma soltanto un errore dettato dall'ignoranza. In quell'anno in cui Michele stette a Pietrelcina, tutta la famiglia una volta al mese si recava lì a conoscere la vita di Padre Pio e i luoghi visitati da lui in giovinezza. Questo è un ulteriore segno, scrive Lucrezia, da parte di Padre Pio affinché ci attuasse quella sorta di conversione alla famiglia che purtroppo, scrive Vittoria, non è avvenuta per altre situazioni che si sono venute a creare, che lei racconta in questa bella storia. Però lei dice una cosa importante, che anche lei 8 anni fa, dopo il suo divorzio, ha ricevuto però il dono della conversione e ha fatto di Dio la sua vita. Questo mio nuovo aspetto, scrive, anche se non è gradito alla mia famiglia, tanto che a volte vengo spesso attaccata su ogni qual tipo di ragionamento e discussione sulla fede in generale, o per esperienze personali che hanno a che fare con la pratica religiosa, comunque io
tengo salda la mia fede, mi affido a Dio e soprattutto all'intercessione di Padre Pio, e ho compreso che tutte quelle volte in cui Dio ha voluto manifestarsi a me, ma a causa della chiusura della mia famiglia e di conseguenza della mia, non gli ho aperto le porte del cuore, ma ora il mio cuore è aperto a Dio. Grazie, Lucrezia.